Cari telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo all'Agriturismo Casa del Sole a Montelabate in provincia di Pesaro Urbino per la 14ª edizione di Prodotti Funzionali organizzata dalla CIA con il supporto della Camera di Commercio delle Marche. Protagonista in questa edizione è il fagiolo, fagiolo borlotto e fagiolo rosso, prodotti appunto funzionali che sono importantissimi per la salute, per esempio per il colesterolo. Un'iniziativa importante per la salute ma anche per l'economia. Ecco, l'alimento, che cos'è quindi un alimento? È una sostanza che contiene nutrienti utilizzabili dal nostro organismo. Nessun alimento può definirsi completo e quindi in grado di soddisfare preso singolarmente tutte le esigenze. Questo è normale, dobbiamo far posto a un abbinamento dei cibi, ma anche una variabilità del cibo. Perché se mangiamo sempre lo stesso, una sostanza che potrebbe diventare un antinutriente, l'esempio pratico, i fagioli è pieno di nutrienti, ma c'è anche degli antinutrienti, come tutti i cibi. Quando dice faccio una gran fatica, sento un po' dei problemi quando mangio i fagioli, perché ci sono antinutrienti anche lì dentro. Come li evito? Li evito per esempio con la cottura adeguata, in modo che rompo quelli che sono i legami critici presenti, quindi gli accorgimenti ci sono. Professore, spieghiamo ai nostri telespettatori la differenza fra l'alimentazione e la nutrizione, perché c'è molta differenza. Sì, in realtà si fa una gran confusione spesso tra i due termini, come se fossero sinonimi, ma c'è una bella differenza, perché quando parliamo di alimentazione parliamo di alimenti, tutto quello che ingeriamo, le stesse merendine così sempre messe un pochino al bando, fanno parte dell'alimentazione. Per sopravvivere. Per sopravvivere, per stare diciamo, in piedi, per parlare, per acquistare energia, mentre invece la nutrizione significa la scienza proprio che studia i nutrienti presenti in quell'alimento, anche da un punto di vista però nutrizionale benefico, non soltanto da un punto di vista energetico ed essenziale per la sopravvivenza, quindi quel qualcosa in più che deriva da quel dato cibo, da dato alimento. Per esempio oggi si parla di fagioli e in realtà è un alimento altamente nutriente perché c'è un valore proteico molto elevato, ci sono sali minerali, vitamine, quindi è un alimento che, dal quale possiamo estrarre una quantità molto elevata di nutrienti che hanno tutti a scopo benefico per la salute. Il fagiolo fa molto bene per il colesterolo. Anche, ecco, diciamo che oltretutto avendo un alto contenuto di fibre, il fagiolo da sempre rallenta un pochino l'assorbimento, quindi per quello che riguarda il colesterolo esogeno sicuramente è benefico, meno chiaramente può essere efficace per quello che è la sintesi endogena del colesterolo, perché lì il discorso diciamo, prende un'altra strada, però per quello che assumiamo normalmente in più diciamo, sicuramente ci fa un effetto barriera. Secondo lei in Italia quanta consapevolezza c'è della differenza fra alimentazione e nutrizione? Ma diciamo la consapevolezza è legata alla diffusione delle notizie, per esempio la scienza della nutrizione è abbastanza giovane per certi aspetti rispetto alla scienza dell'alimentazione, perché è stata acquisita informazione dalle biotecnologie alimentari, quindi oggi siamo più a conoscenza dei prodotti da estrarre in quel certo alimento e studiarli separatamente. È un po' come quando parliamo di nutraceutica, cioè il nutriente che diventa anche un prodotto quasi farmaceutico quando riusciamo a estrarlo dall'alimento, quindi diciamo che c'è ancora poca consapevolezza perché è una scienza abbastanza giovane rispetto a quella dell'alimentazione. E il fagiolo, in questo caso appunto abbiamo detto, ricordiamo, rosso e borlotto, tutti e due importantissimi a livello nutrizionale, è un legume comunque, quindi spieghiamo comunque tutti i valori appunto nutrizionali di questo alimento. Ma diciamo che il fagiolo di per sé stesso è intanto un elemento della tradizione italiana e della tradizione povera, dell'alimentazione povera, perché una volta la pasta a fagioli era quasi un alimento completo, anche perché scientificamente si è dimostrato che avevano ragione gli uomini del passato e le donne del passato, perché abbinandoli insieme diventa anche un fattore nutrizionale fondamentale. Proteico tra l'altro, quindi molto importante per la dieta vegetariana e vegana. Esatto, e quindi accontenta anche coloro che non si vogliono avvicinare molto al cibo carneo. Questa 14ª edizione, appunto abbiamo detto che il protagonista è il fagiolo, cerchiamo di capire perché è stato riscoperto questo alimento. Ma diciamo è stato riscoperto perché se lo vogliamo mettere in questa diciamo così versante ha sicuramente un valore nutrizionale abbastanza completo, perché è ricco di proteine, ma come abbiamo detto anche il 25% di proteine nel caso del fagiolo rosso, quindi una quantità proteica estremamente elevata, e in più vitamine, fibre che sono determinanti per la flora batterica intestinale, quindi è un alimento funzionale a tutto tondo, cioè nel senso che lo rappresenta bene l'alimento funzionale il fagiolo, ecco perché si è ritornata alla sua scoperta, e in più come avevamo già accennato perché
avvantaggia anche tutti coloro che vedono male un'alimentazione carnea, diciamo così. Quindi i vegetariani in particolare, diciamo, esatto, dei legumi ne fanno un pasto quasi, non dico quotidiano, ma abbastanza frequente. È così, anche perché il legume appunto è molto proteico, quindi possiamo dire tranquillamente che un piatto di pasta e fagioli è assolutamente completo e nutritivo. Diventa un piatto completo e nutritivo. Una giornata piena, una giornata interessante, ma non solo, studieremo il fagiolo a livello nutrizionale e tecnico, ma parleremo anche dello sviluppo economico e delle possibilità della coltivazione dei fagioli, non solo il privato nell'orto di casa, ma anche a livello di economia agricola, una coltivazione a pieno campo. Presidente, siete giunti alla 14ª edizione di questa iniziativa di prodotti funzionali. Ci racconti com'è nata l'idea? Beh, l'idea è nata diversi anni fa, appunto per promuovere i prodotti del territorio e far conoscere anche le proprietà dei prodotti, perché abbiamo, come l'elemento che abbiamo scelto quest'anno, il fagiolo è facilmente reperibile nei supermercati, nei mercati, è facile anche da coltivare. Infatti i fagioli lo coltiva anche il privato che ha 2 metri di orto sotto casa. Allora noi cosa facciamo? Facciamo conoscere le proprietà di questo elemento nutrizionale, ma non solo le proprietà, ma anche le caratteristiche tecniche e anche la possibilità di uno sviluppo economico per chi lo coltiva, perché ricordiamoci che noi siamo un'associazione di agricoltori e nel nostro territorio abbiamo diversi campi coltivati a fagiolo, soprattutto il borlotto, con una coltivazione a campo che poi verranno consegnati alle grandi catene che fanno surgelati, quindi c'è anche una catena produttiva non indifferente. A proposito, è un'iniziativa importante sia per la salute, proprio per questi valori nutrizionali, che proprio per l'economia. Esatto, per l'economia. È uno spunto che vogliamo dare ai nostri agricoltori per diversificare le coltivazioni anche in funzione ai cambiamenti climatici. Come rispondono le persone a questa iniziativa che state organizzando da tutti questi anni? Beh, rispondono abbastanza bene, perché ad esempio l'anno scorso abbiamo parlato di cicoria e c'è stato qualcuno che ha chiesto anche la possibilità di vendere questo tipo di prodotto, quindi vuol dire che l'ha coltivata. L'anno prima abbiamo fatto l'olio di oliva. Beh, l'olio d'oliva diciamo che è prodotto del territorio. Il territorio, non abbiamo null altro da dire, solo che valorizzare il prodotto. Poi abbiamo fatto un anno lo zafferano, la rosa canina, le bacche di goji, sono tutti prodottini di nicchia che poi vengono conosciuti, o perlomeno se poi non vengono coltivati in maniera massiva, comunque la gente che ha visto o ha partecipato all'iniziativa, quando lo trova in un mercato, sa di cosa sta guardando o cosa sta acquistando. Questi prodotti, questa iniziativa è italiana, però come poter fare per poter anche lanciare questi prodotti che, come dice lei, sono prodotti di nicchia anche a livello internazionale? Beh, basta farli conoscere. Poi a livello internazionale, quando si parla di prodotto italiano, andiamo proprio nel sogno. Noi vendiamo anche il sogno cucina italiana. Esatto, della cucina, ma anche dei terreni. Quando all'estero si parla d'Italia, si parla di terreno, di piantina, di agricoltore che coltiva, quindi si parla di agricoltura. Di natura, ma anche di agricoltura tradizionale, perché ultimamente si parla solo di cose industriali, addirittura di coltivazioni industriali, ma industriali nel senso all'interno di capannoni pluripiano. Quindi l'Italia fortunatamente ancora non ha questo impatto e parliamo ancora di agricoltura tradizionale, che è la cosa più importante, soprattutto appunto per i valori nutrizionali e per non far arrivare al prodotto pesticidi e via dicendo, cose che chiaramente vanno a distruggere il sistema, tutto. Diciamo più salutare. Camera di Commercio sempre presente in eventi come questi sul territorio.
Sì, diciamo che la Camera di Commercio li finanzia anche ovviamente, e i nostri rappresentanti e il presidente Sabatini, che fa i massimi auguri, diciamo, a questo evento in modo che risulti bene. Lui oggi non ha potuto partecipare, ma è sempre in prima fila negli eventi che, diciamo, si occupano dell'agricoltura e dei prodotti agroalimentari utili per la salute. Peraltro Gianfranco Santi, che è un consigliere camerale ed è anche vicepresidente dell'azienda speciale Linea, da anni insieme alla Camera di Commercio organizza questi eventi con lo scopo fondamentale di, diciamo, promuovere questi prodotti che sono dal punto di vista nutrizionale utili per la salute di chi li va a consumare, e dall'altra parte consentono agli imprenditori agricoli di ottenere un ristoro maggiore delle loro attività e delle loro fatiche. E quindi noi speriamo che anche questo evento di oggi possa sortire l'effetto voluto e consentire, diciamo, una massima diffusione informativa sulle qualità nutrizionali di questi prodotti. E dicevamo prima che tra l'altro ha un grande riscontro, sono chiaramente appuntamenti che vengono apprezzati tantissimo dagli agricoltori e da tutti. Questo sicuramente, soprattutto anche grazie, insomma, alle vostre capacità diffusive e comunicative, e soprattutto anche grazie alle informazioni tecniche che i relatori ci diranno oggi, che sono, diciamo, informazioni di carattere tecnico-scientifico che vanno oltre la semplice pubblicità di un prodotto, ma vanno a spiegare all'utente, al consumatore, quali sono i benefici per la salute che questi prodotti possono apportare. Spesso e volentieri abbiamo dei prodotti che non pensiamo che abbiano un potenziale nutrizionale del genere. Questo l'abbiamo scoperto grazie a questi convegni e grazie a Teresa, che ci ha lavorato sopra, e al dottor Canestrari, che ci illustra tutti quelli che sono i benefici e la nutraceutica. Ho imparato anche questo nuovo termine, grazie al professore. Presidente, le opportunità sugli alimenti funzionali. Sì, come dicevo, ormai sono 14-15 anni che lavoriamo su alimenti funzionali, principalmente per capire e far capire anche all'opinione pubblica che spesso e volentieri abbiamo a portata di mano dei prodotti che potrebbero farci bene anche alla salute. Ma il lavoro principale di CIE è quello di organizzare dei convegni e portare a conoscenza quelle che sono le opportunità che ci potrebbero essere. Abbiamo visto oggi che, insomma, da un ettaro di fagiolo rosso o fagiolo borlotto si può tirare fuori un buon reddito, anzi uno di quei redditi che si vedono raramente in agricoltura. Quindi il nostro lavoro è quello di cercare di fare più convegni possibili sostenuti dalla Camera di Commercio e far vedere agli agricoltori che ci sono diverse opportunità. In 15 anni abbiamo proposto diversi prodotti che potevano dare delle opportunità agli agricoltori. Per noi, anche se un agricoltore decide di investire, di provare, è un successo. Quindi continueremo, e anche perché abbiamo visto anche stamattina che a livello di alimenti funzionali c'è ancora per un altro 15-20 anni da poter proporre tanti prodotti. Grazie a lei. Soprattutto nella nostra regione ha comunque una tradizione, soprattutto se parliamo del borlotto, abbastanza importante. I fagioli sono arrivati in Europa intorno al 1500 e poi si sono diffusi rapidamente grazie soprattutto al fatto che dal punto di vista di suolo e di clima si adattano un po' ovunque, non c'è un posto dove il fagiolo poi alla fine non cresce, per cui anche per la nostra regione può essere una valida alternativa, soprattutto il rosso, dove spingerò un pochino di più per farvelo conoscere e farvi capire che anche dal punto di vista economico può essere leggermente più vantaggioso. Dottoressa, ci ha spiegato le differenze tra fagiolo rosso e fagiolo borlotto, raccontiamolo anche ai nostri telespettatori. Il borlotto, diciamo, è il fagiolo classico, il re dei fagioli, quello che conosciamo, che abbiamo nei piatti praticamente di tutte le cucine. Fagiolo dal sapore dolce, abbastanza, diciamo, cremoso, per cui, diciamo, il classico fagiolo da pasta e fagioli, ok?
o dal risotto con i fagioli. Il fagiolo rosso, che conosciamo di meno, però molto, diciamo, più nutritivo rispetto addirittura al borlotto, fagiolo rosso proprio a forma, diciamo, un pochino più grosso rispetto al borlotto, un sapore un po' più deciso, un fagiolo un pochino più consistente, per cui, diciamo, da utilizzare in piatti un po' più robusti, diciamo. Col peperoncino, per esempio. Esatto, piatto tipico, un bel, diciamo, piatto di insalata di fagioli col peperoncino, aggiungendoci il pomodoro, diciamo da barbecue, ecco, un chili con, diciamo, con i fagioli rossi è proprio. E quindi sono tantissime le proprietà nutrizionali. Assolutamente, sono, diciamo, molto, uno tra i fagioli sicuramente quello più ricco per gli antiossidanti, per cui fa benissimo per il colesterolo, fa benissimo per il discorso della glicemia, è molto ricco di ferro e di magnesio, per cui assolutamente da averlo nella nostra dieta quotidiana. Quando sono arrivati i fagioli in Europa? In Europa sono arrivati nel 1500, per cui, diciamo, hanno la loro età, ma poi una volta arrivati dall'America centrale, perché essenzialmente i fagioli sono nati lì, però hanno questa capacità di adattarsi benissimo a tutti i tipi di suolo e a tutti i tipi di clima, per cui da lì si sono diffusi ovunque. Perché sono anche facili da coltivare. Sono facili da coltivare, basta avere un po', diciamo, di acqua, perché essendo un ortaggio ha la necessità di avere soprattutto irrigazione durante la fioritura, ma sono tra gli ortaggi quasi più facili da coltivare. Qual è l'obiettivo principale dell'organizzazione di giornate come queste? Noi, essendo un'organizzazione di categoria, abbiamo il compito di trovare anche per le aziende agricole soprattutto quelle che sono eventuali culture che possono ridare un po' di reddito alle imprese agricole. E l'alimento funzionale che noi facciamo oramai da 14 anni, ogni anno con un tipo diverso, serve per due ragioni. Il primo è per far conoscere ai consumatori, quindi ai cittadini, ai turisti, l'importanza di nutrirsi bene con alimenti che fanno bene alla salute, o perlomeno non fanno male, sempre se non sono in eccesso. Il secondo, ma che per noi diventa sempre il primo, è dare con questi alimenti l'opportunità alle nostre imprese agricole di cambiare anche modo di produrre, quindi culture diverse che possono apportare dei redditi, cosa che oggi in agricoltura non c'è. Quindi noi abbiamo bisogno, come in questo caso, che abbiamo in qualche modo fatto questo prodotto funzionale con i fagioli. Fagioli è un diciamo una cultura che può essere fatta in tutto il territorio provinciale, quindi anche per le aree interne e montane possiamo dare delle opportunità, ma soprattutto vogliamo creare anche una cultura del cibo per i consumatori, perché questo è un altro elemento fondamentale. E grazie alla Camera di Commercio, che ci assiste ogni anno anche da un punto di vista economico-finanziario, siamo riusciti in diversi anni a creare anche delle aziende che producono solo questi alimenti funzionali, e che quindi abbiamo costruito nuove aziende e abbiamo dato una mano in qualche modo anche a star bene tutti meglio insieme.